Mi sento molto onorato di essere qui in questo momento con il Presidente Confalonieri per presentarvi tutto quanto è stato svolto durante i 2 anni di pandemia, quando i turisti erano dapprima zero. Oggi mi hanno detto il 40% rispetto all'inizio del 2019, hanno ripreso un po' a venire nel Duomo, ma quando i turisti globalmente erano assenti dal Duomo, noi avevamo tutti i restauratori all'opera e i nostri cantieri aperti, proprio come dei bruchi che si preparano ad essere farfalle. Tre brevissime riflessioni. Innanzitutto restituire alla sua dimensione originaria un luogo di culto, appunto qual è il Duomo, è particolarmente rilevante, perché significa appunto tornare indietro di qualche secolo e ridare a questa cattedrale la sua vita, la sua autenticità originaria. In secondo luogo non bisogna però sottovalutare che comunque questa cattedrale è anche oggetto di è un luogo di cultura per effetto del patrimonio storico che si porta sulle spalle, per i secoli di storia che rappresenta, anche un luogo di cultura. E gli istituti e i luoghi della cultura, prima lo diceva bene Monsignor Borgonovo, siamo solo al 40% sul 2019 in termini di affluenza. È evidente che gli istituti e i luoghi della cultura devono fare leva in questo momento sull'attrattività, e attrattività vuol dire restauri, ristrutturazioni, innovazione tecnologica per quanto riguarda gli istituti e i luoghi della cultura. E quindi un restauro di questo genere si pone non solo perché dal punto di vista filologico riporta il Duomo alla sua antica dimensione, ma anche come momento intelligente, un momento importante dal punto di vista dell'attrattività. Terza riflessione, mi sono reso conto, ho toccato con mano, quanto abbiano inciso i 3 lockdown nelle comunità, nel senso che i 3 lockdown hanno innescato delle derive disgregative delle comunità, siano esse comunità religiose, comunità territoriali, comunità scientifiche. Perché per 3 volte consecutive la gente è rimasta a casa, ha dovuto rescindere le relazioni sociali, ha smesso di frequentare la biblioteca, il museo piuttosto che il cinema, e quindi queste derive disgregative hanno disgregato davvero il cuore delle comunità. E allora è solo facendo leva sui luoghi, sugli istituti della cultura, sulla biblioteca, sulla cattedrale, sul museo, sul teatro, che è possibile ritrovare per una comunità le ragioni dello stare insieme. Ecco, vedere un restauro, uno svelamento di un'opera patrimonio davvero dell'umanità tutta, che viene riscoperto e che dall'11, se non sbaglio, di questo mese sarà possibile visitare, è comunque, me lo permetta Monsignore, un bellissimo segnale di rinascita, di ritrovarsi intorno all'arte, a un luogo di grande raccoglimento, di grande intimità come la nostra cattedrale cittadina. Grazie e buon proseguimento di lavori. Grazie. Un saluto dovuto alla soprintendente dell'archeologia, belle arti, paesaggio per la città metropolitana di Milano, architetto Antonella Ranaldi, con la quale avevo un contenzioso sul pavimento, perché io l'avrei voluto più modernizzato nel suo restauro, senza variare la storia, ma più modernizzato. Lei invece, da buona interprete del restauro moderno, ha voluto recuperare fino all'ultimo grano di polvere possibile. Giusto così, vedrete il risultato. Brava, complimenti. Questa sacrestia venne eretta proprio agli inizi del nuovo cantiere del Duomo.
si alza su due campate, è un ambiente riservato che ha custodito, che era anche la cappella dei sacerdoti, ha custodito anche il tesoro del Duomo. Viene poi costruita proprio sul battistero di Santo Stefano alle Fonti, dove è stato battezzato Ambrogio. All'ingresso appare subito nel suo splendore con il portale, il magnifico portale di Giacomo da Campione e Giovannino dei Grassi. E allora all'inizio della costruzione, voluta appunto da Gian Galeazzo Visconti, come sapete, si volle nella sacrestia già realizzare un ambiente finito. Il portale ha riservato grosse sorprese, la possibilità di vedere da vicino le sculture, ma anche le finiture, quelle tracce perdute che è possibile vedere attraverso le indagini oppure ad occhio nudo, ma con estrema attenzione. Ingegnere architetto del Duomo. La ricetta è una squadra formidabile dei restauratori con i loro team eccellenti, la sovrintendenza con la quale abbiamo lavorato gomito a gomito, seguendo le indicazioni e gli orientamenti, e una ditta, lo dico così senza piaggeria, ma perché veramente ci ha aiutato a risolvere un problema tecnico che non riuscivamo a comprendere, MAPEI. Perché a fronte di certe infiltrazioni e di migrazioni di sali che continuavano negli anni, nei secoli ad affiorare, studiando proprio specificamente, quindi non prodotti a catalogo, insomma non solo, il problema ci ha aiutato a risolverlo. Il metodo, come diceva giustamente prima l'architetto Ranaldi, la fabbrica ha il vantaggio, il sogno di tutti i restauri, cioè la conoscenza di quello che è avvenuto prima. La protoarchivista è andata a rileggersi seguendo gli approfondimenti e gli studi e ci ha aiutato a comprendere e a tradurre, parlando del portale, no? Abbiamo ritrovato i documenti che raccontavano quali erano i materiali acquistati e impiegati nel portale. Vedete nell'immagine di destra una delle testine restaurate, e lo vedete, l'oro che era stato comprato 600 anni prima. Oppure ad approfondire il tema del pavimento in marmo, quindi Jacopo Morando pagato il 24 febbraio del 1407 per aver messo a punto il prototipo che poi, sottoposto al giudizio degli ingegneriorum della fabbrica, le maestranze hanno ripetuto costituendo il pavimento. E questo è il restauro del pavimento. Fate caso, la porzione è la stessa, quindi la scomparsa di quelle lacune, di quelle carenze che vedete nell'immagine a sinistra, vi dà l'idea dell'intensità del lavoro. E in questo approfondimento, come dire, anche l'ingegnere, architetto, non so più neanche lui chi è, della fabbrica si è così divertito a cercare di capire meglio un tema che per gli addetti ai lavori è un tema significativo. L'ingegnere Ferrari de Passano negli anni 70, nel precedente restauro della sagrestia, scopre gli ornati che sono ancora oggi celati dietro le armadiature lignee, ricchi motivi di cotto in parte ancora visibili. Deduce che il Duomo era partito ad essere costruito con lo stile più tradizionale del gotico lombardo, ma poi dopo qualche anno aveva cambiato direzione ed era evoluto verso lo stile francese. Ecco, l'archivio restituisce delle informazioni importantissime e dettagliatissime che secondo noi mettono un po' in crisi questa interpretazione, cioè il Duomo è nato da subito nel modo in cui oggi lo vediamo. In quella zona però vi era la vecchia chiesa di Santo Stefano e quelle murature, le murature della chiesa, finivano per essere sovrapposte a quella della nuova basilica che si stava erigendo. E ad esempio Simone D'Arussenigo, che era l'architetto, l'ingegnere del Duomo, nel 1388 si fa fare questo camello, e ci abbiamo messo un po' a capire cosa fosse un camello, quindi un'attrezzatura particolare di cantiere per dirupendam ecclesiam veterem in summa, cioè
avevano bisogno di guastare quello che è le vestigia della chiesa di Santo Stefano e però allo stesso tempo inglobarle nella nuova costruzione. Questa è la finestra che vedete sullo sfondo e che evidentemente non poteva in un progetto originario e omogeneo essere aperta sul vivo di una muratura, quindi necessariamente questo è quello che resta. Credo che la sagrestia aquilonare rappresenti agli occhi di chiunque la veda oggi, nel modo in cui è stata restaurata, l'esempio più chiaro in tutta quanta la cattedrale di come chi ha concepito il Duomo si immaginava che il Duomo dovesse apparire. Quindi candide superfici di marmo, una lavorazione ricchissima, minuziosa, certosina a pavimento e sulle pareti, e poi alzando lo sguardo verso il cielo, il colore del cielo o delle grandi figure.